Siamo in chiusura, io prendo ancora 2 minuti perché all'ordine del giorno c'era questo kick-off del Club degli Innovatori. Mi limito a dire che cos'è. Noi volevamo solamente spiegarvi il senso di questa iniziativa, poi dedicheremo degli incontri ad hoc a questo che è un progetto, un'iniziativa dell'area ricerca e innovazione. Abbiamo pensato che per stimolare la ricerca e la diffusione della cultura dell'innovazione nell'industria trentina e avvicinare anche l'impresa con il mondo della ricerca, sia necessario creare occasioni di incontro e di confronto. Allora, la nostra idea è quella di costituire un club, ci piace chiamarlo così perché è anche un qualcosa di informale, non è una sezione merceologica, non è un gruppo di lavoro, non è un organismo di Confindustria Trento, è un club che sarà aperto alle aziende associate, ma anche agli esterni, cioè università e centri di ricerca. Ci piacerebbe ritrovarci qui come siamo oggi, con questa composizione un po' eterogenea, per parlare di ricerca e innovazione, magari su incontri più focalizzati. In autunno lanceremo i primi incontri, vi arriverà il programma. Stiamo pensando di organizzare incontri con docenti, ricercatori, ad esempio, anche stranieri, dei soliti MIT, ma non necessariamente. Abbiamo dei contatti con l'Istituto Italiano di Tecnologia, ad esempio, che sarebbero interessanti sviluppare. Ma pensiamo anche a casa nostra, cioè all'università, a FBK, alla Fondazione MAC, Trento Rise. Vorremmo combinare, organizzare degli incontri di volta in volta su una tematica specifica. Ad esempio c'è il professor Dalio con noi, col quale stiamo lavorando per il progetto Meccatronica. Lui si occupa della meccatronica alla facoltà di ingegneria, quindi potremmo dedicare un tema, faccio un esempio su quello. Allora, le aziende che sono interessate a quel tema ci piacerebbe si ritrovassero qui per discutere in maniera anche molto operativa, quindi non con la modalità della lezione frontale, ma del gruppo interattivo. E poi vorremmo stimolare anche dei gruppi di lavoro, anche ristretti, di 4-5 aziende per volta, di chi è interessato, perché a volte le aziende ci dicono: noi sappiamo che su una tematica specifica, può essere la sensoristica, può essere ad esempio, pensiamo ai motori ibridi, ci sono diverse aziende, o il tema dell'efficienza energetica, del recupero di energia. Ci sono molte aziende diverse tra loro che lavorano su temi comuni che potrebbero avere interesse a collaborare. Allora noi vorremmo offrire un tavolo comune per avviare queste collaborazioni. Quindi noi utilizzeremo col vostro consenso le email anche che ci avete lasciato per invitarvi ai primi incontri di questo club, con la speranza e l'invito anche a ricevere contributi e sollecitazioni da parte vostra. A questo punto, se non ci sono domande o interventi, io ringrazio ancora una volta tutti i relatori che sono intervenuti. Ringrazio i colleghi Paolo Gregori e Agnese Biasioli per l'aiuto e tutti i colleghi anche dell'associazione che ci hanno supportato per la parte operativa e quindi vi do appuntamento al prossimo incontro dell'area ricerca e innovazione. Grazie.